regionali. Prosegue il tour di Giuseppe Conte in Abruzzo. Il leader del Movimento 5 Stelle nel pomeriggio ha incontrato gli inquilini delle case Ater di Teramo. Teramo, portavano cocaina ai detenuti tramite ovuli, arrestate 8 persone. 44 ore trascorse in piedi sul balcone al quinto piano di un palazzo di Pescara, 23enne salvato da polizia municipale e vigili del fuoco. Visita istituzionale del sottosegretario di Stato per la Salute, l'onorevole Marcello Gemmato, prima al Responsible Research Hospital e poi al Cardarelli. Non è semplice uscire dal commissariamento, servono nuovi modelli organizzativi. Inaugurato l'anno giudiziario della sezione di Pescara del TAR Abruzzo. Più ricorsi ma meno sentenze impugnate. Recuperare e valorizzare tratturi molisani. Mercoledì la presentazione del Masterplan. L'investimento di 130 milioni con le risorse del CIS Molise. Calcio Lega Pro, Pescara tra contestazione e la sfida alla Torres. Bucaro, ci estraniamo e pensiamo alla gara. Out Sassanelli e Tunjob. Serie D, i tifosi del Campobasso spingono forte in 400 a Tivoli. Buonasera e bentrovati con l'edizione delle 19.30 del nostro telegiornale. In apertura lo avete sentito dai titoli, ci occupiamo di politica e di regionali perché continua il tour di Giuseppe Conte in Abruzzo. Questo pomeriggio il leader del Movimento 5 Stelle ha incontrato gli inquilini delle case Ater di Teramo. C'era per noi Chiara Bonatti. Continua il tour di Giuseppe Conte in Abruzzo. Dopo Chieti, il leader del Movimento 5 Stelle è arrivato a Teramo per incontrare gli inquilini delle case Ater di via Balzarini e via Damoli. Tante le problematiche che più volte sono state portate alla luce, l'assessore Pina Ciammariconi, che da diverso tempo segue le difficoltà delle famiglie, le ha sviscerate ad una. L'ex premier, che si è preso diversi attestati di stima dai cittadini, era accompagnato anche dal sindaco D'Alberto e dal candidato Luciano D'Amico. Non vengo a portare soluzioni con la bacchetta magica, prima li ascoltiamo, tra l'altro abbiamo ovviamente dei nostri rappresentanti territoriali che hanno seguito al Consiglio regionale questa vicenda, hanno cercato già di offrire delle soluzioni, sono molto vicini a loro e per questo io sono qui, per testimoniare la continuità della nostra attenzione. Anche con l'alleanza Renzi e Calenda? Ma io Renzi non lo vedo, lei lo vede? Francamente, state continuando a dire Renzi, Renzi, Renzi. Mi è stato poi precisato che ci sarebbe un politico che è stato ritenuto ovviamente affidabile, che è vicino a Italia Viva, insomma, ma non c'è Renzi qui e non c'è la lista di Italia Viva. Detto questo, ripeto, dobbiamo sempre considerare che i progetti, proprio perché ragioniamo in termini di concretezza, credibilità e sostenibilità, vanno vagliati sul piano territoriale e locale con persone che siano affidabili per realizzarli. Tornando al locale. E aggiungo, Luciano D'Amico è assolutamente affidabile. Ad arrivare a sorpresa anche la presidente dell'Ater, Maria Ceci, che ha voluto un confronto con Giuseppe Conte. La presidente ha ribadito l'operato dell'azienda che dirige, circondata anche da qualche residente delle case Ater. Un edificio particolarmente importante da un punto di vista della domotica, quindi insomma, ecco, per noi... Domotica non funzionante. Sì. Ma insomma è funzionante, forse, e cosa funziona forse, della domotica? Forse ci servirebbe più un corso per far conoscere il modo di far funzionare appunto però le faccio un esempio. Se i vetri oscuranti non sono oscuranti, sono semplici, sì. Non è che bisogna fare il corso per farli oscurare. Vediamo comunque, sì. Vabbè, ma certo. Trovare delle soluzioni. Benissimo, ma se non troviamo le soluzioni, certo. Inutile adesso. Certo, assolutamente certo. No, però. Lenna, chi la paga per il riscaldamento? È solo per una. Chi la paga? Scusa, sì, ma sì, che no, fine fa? Certo, ma... La stessa che fanno tutti gli edifici. Siamo sempre presenti, lei lo sa. Quindi certo. Rientrare con finestre, tapparelle rotte, certo. Termosifoni rotti, no, non sono come non sono i termosifoni, erano gli stessi della
situazione precedente, perché lì è stato fatto un intervento, onorevole, è stato fatto un intervento lì finalizzato al miglioramento sismico del palazzo. Cambiamo argomento, parliamo di sanità. Questa mattina visita istituzionale del sottosegretario di Stato alla Salute, l'onorevole Marcello Gemmato, sotto la lente sanità pubblica e privato convenzionato, il governatore Roberti sottolinea l'attenzione del governo centrale. Sentiamo. La sanità molisana ancora commissariata e piena di criticità al centro della visita istituzionale del sottosegretario di Stato per la Salute, l'onorevole Marcello Gemmato, prima al Responsible Research Hospital e poi all'ospedale Cardarelli di Campobasso. Gemmato nel capoluogo di regione per attenzionare e toccare con mano i punti di forza e di debolezza sia del privato convenzionato che della sanità pubblica regionale. Per il governatore del Molise, Francesco Roberti, la presenza del sottosegretario dimostra ancora una volta l'attenzione del governo nazionale al Molise. Noi abbiamo un continuo feedback con il governo su quello che sono i passi che stiamo muovendo per migliorare la nostra sanità, a partire dal nostro piano operativo sanitario con cui stiamo osservandolo, ma stiamo anche condividendo con il Ministero una serie di misure e iniziative da mettere in campo per migliorare la qualità del servizio. Le criticità in Molise non mancano per far fronte alle necessità della sanità molisana. Secondo il governatore Roberti, servono innanzitutto più risorse da mettere in campo. Le risorse che noi chiediamo non sono risorse legate in qualche maniera a voler aprire nuovi ospedali, ma voler consolidare quelli che abbiamo, perché possono a loro volta, con il giusto personale che oggi è carente dappertutto, diventare attrattivi, ma soprattutto essere di supporto alle regioni limitrofe. Secondo il sottosegretario Gemmato, per uscire dal commissariamento e tornare a una sanità più dignitosa, la ricetta è quella di creare nuovi modelli organizzativi. La ricetta è quella di nuovi modelli organizzativi. È impensabile continuare a ripetere gli errori fatti nel passato, che evidentemente hanno prodotto dei debiti importanti per la sanità molisana. Di positivo che c'è? C'è sicuramente una stabilità di governo, noi governeremo per 5 anni e quindi avremo la possibilità nel breve, nel medio e nel lungo periodo di immaginare una nuova sanità per il Molise. Il decreto Molise è lo strumento per la soluzione di un problema, noi miriamo a risolvere il problema, lo strumento può essere il decreto o le tante attività che stiamo facendo, lo ripeto, complice la presenza continua e costante dei nostri parlamentari e di una giunta regionale rinnovata e performante, e quindi se sarà necessario oggettivamente avremo e daremo seguito al decreto Molise. Ritengo che quello che è stato fatto pezzo per pezzo sia già un importante segnale che equivale appunto a un decreto. E restiamo sulla sanità. Contribuire all'abbattimento delle liste d'attesa per i ricoveri in ambito ospedaliero e favorire il decongestionamento dei posti letto delle strutture pubbliche per le discipline a maggior saturazione è questa la finalità del protocollo operativo sottoscritto tra ASREM e la Casa di Cura Villa Maria di Campobasso, struttura accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, che metterà a disposizione 5 posti letto di medicina generale nell'ambito dei 25 attualmente accreditati da destinare a pazienti trasferiti dal pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli del capoluogo. In sostanza il protocollo è finalizzato alla regolamentazione del trasferimento di pazienti bisognosi di ricovero in ambito ospedaliero che sostano presso il pronto soccorso e che non possono essere ricoverati per temporanea indisponibilità di posti letto nella struttura pubblica. Potranno essere trasferiti solo all'esito della stabilizzazione del quadro clinico e a seguito di un preventivo consulto tra il responsabile del pronto soccorso e quello della medicina generale della casa di cura.
Ed ora spazio alla cronaca, andiamo a Teramo, 8 arresti, i familiari introducevano in carcere cocaina ai detenuti attraverso ovuli, l'indagine coordinata dal sostituto procuratore Enrica Medori ha visto la collaborazione della squadra mobile di Teramo. Ancora Bonatti. Una maxi indagine per contrastare l'ingresso di droga all'interno del carcere. Nell'ambito dell'inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Enrica Medori sono state notificate in totale 8 misure cautelari. Di queste, 2 sono dei familiari. Secondo l'accusa, anche attraverso l'ausilio di alcuni video, i parenti avrebbero introdotto nella casa circondariale di Teramo sostanze stupefacenti con vari stratagemmi. Un'indagine significativa per un fenomeno sempre più radicato. Che su delega della Procura della Repubblica, della dottoressa Medori, abbiamo svolto queste indagini che si sono concluse ieri mattina, concluse con l'operazione finale che ha previsto insomma, la cattura di 8 persone, cioè 8 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 6 persone già detenute e 2 della libertà. Come dicevamo prima, 3 detenuti sottoposti a custodia cautelare erano già ristretti nel carcere qua di Teramo, altri in altre carceri, uno a Viterbo, uno a Rebibbia, uno a Pescara, perché successivamente insomma, spostati rispetto ai fatti contestati. Contestualmente sono state svolte anche perquisizioni, ovviamente nei confronti degli arrestati e nei confronti di altri soggetti comunque coinvolti dall'indagine. Un'indagine impegnativa che ha portato all'arresto di 8 individui, come è stato possibile individuarli, ma soprattutto un fenomeno che dura a lungo. Sì, è una indagine di un fenomeno, devo dire, purtroppo ricorrente nelle nostre carceri, che è quello basato sul collegamento tra interno ed esterno difficilmente arginabile per la polizia penitenziaria. Questa indagine è avvenuta appunto grazie all'ausilio e al grande dispiegamento di forze della squadra mobile di Teramo, ha consentito, con la collaborazione ovviamente dei padroni di casa, cioè dell'amministrazione penitenziaria, di scoprire perlomeno in parte, io direi anche, sono un po' pessimista, mi conoscono per questo, in piccola parte, quello che è un fenomeno purtroppo ricorrente dello smercio di sostanza stupefacente all'interno degli istituti carcerari, che ovviamente comporta anche un necessario raccordo tra interno ed esterno, reso possibile non solo dalle metodologie tradizionali di colloquio a cui i detenuti hanno comunque diritto e che sono ineliminabili chiaramente, ma anche grazie all'ausilio di apparecchi telefonici che sono sempre più comuni nella disponibilità dei detenuti, che consentono quindi questo foraggiamento continuo di sostanza stupefacente da fuori le mura dentro le mura carcerarie. Dopo 44 ore trascorse in piedi in bilico sul balcone, ha desistito ed è stato convinto a ricominciare di nuovo la sua vita. Il 23enne che ha tenuto in apprensione l'intera città di Pescara è salvo grazie al lavoro di squadra di polizia, vigili del fuoco e municipale. Valentina Cerlante. È un giovane, ha 21 anni, ha perso uno dei genitori, la solitudine e probabilmente la non completa attenzione di coloro i quali forse dovevano dedicarsi di più alla sua vita. Il questore di Pescara, Carlo Solimene, descrive quel ragazzo per cui una città, una regione, un paese intero hanno sperato per quasi 2 giorni e le motivazioni che lo hanno indotto a salire sul parapetto del balcone del suo appartamento al 5° piano di quel palazzo tra via Rieti e via Latina a Pescara, pieno centro, per 44 ore in piedi sulla balaustra larga 20 centimetri, senza scendere mai, nemmeno per rifocillarsi o andare alla toilette. Dalle 14 di mercoledì la trattativa è ininterrotta con gli esperti mediatori della polizia, della questura di Pescara e dei colleghi arrivati da Roma. Con lui sul balcone il pitbull e tanti silenzi. Ma come ha spiegato una delle dirigenti che ha seguito con i colleghi questa difficile operazione di salvataggio, si è puntato tutto sulla comprensione
e sulla fiducia. Si è parlato del talento e dei valori che a quel ragazzo hanno spiegato durante la conferenza stampa svoltasi in questura i dirigenti che sono stati impegnati in prima linea. Un plauso poi dal questore anche a tutti gli altri operatori che hanno lavorato di squadra in questi giorni. I vigili del fuoco, sempre pronti a intervenire con l'autoscala e i gonfiabili, i sanitari dell'ASL, il 118 e la municipale che ha cinturato la zona. La difficoltà principale era gestire il calo psicologico, gestire il momento di disagio ulteriore, la confusione mentale che poteva avere in quel momento questo nostro concittadino, questo ragazzo, perché il disagio mentale è quello che poteva portarlo a fare un gesto estremo. E ci spostiamo ad Isernia. Il genio guastatori di Foggia ha fatto brillare una granata della seconda guerra mondiale rinvenuta nel cantiere dell'80 in Agro di Miranda. Aveva ancora un potenziale altamente offensivo. Allora sentiamo tutti i particolari nel servizio di Nicola De Santis. Gli artificieri dell'undicesimo reggimento genio guastatori di Foggia hanno recuperato il territorio di Miranda, a monte della zona PIP, in un territorio particolarmente impervio, un ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Si tratta di una granata da 75 mm di fabbricazione americana, lanciata da un obice durante i combattimenti che coinvolsero la provincia di Isernia nel 1943. L'ordigno è stato rinvenuto sul cantiere del cosiddetto Lotto-Zero durante i lavori di sbancamento per il tracciato che costituirà l'arteria di collegamento tra il bivio di Pesche e lo svincolo per Miranda. A supportare gli artificieri dell'esercito durante le operazioni di recupero dell'ordigno, i carabinieri del comando provinciale di Isernia, agli ordini del comandante di stazione Zampini. Un'ambulanza della Croce Rossa era presente sul cantiere a scopo meramente precauzionale. La granata è stata poi fatta brillare in una cava tra Isernia e Sant'Agapito in condizioni di assoluta sicurezza, poiché il sito del ritrovamento non era stato ritenuto idoneo. L'ordigno era ancora integro e potenzialmente letale, con un'alta carica esplosiva. Questa tipologia di ordigni, contrariamente a quanto si pensa, con il tempo diventa molto più pericolosa, perché diciamo, gli organi sensibili diventano molto più sensibili con il passare del tempo, con l'ossidazione proprio dell'esplosivo all'interno. Questi vengono lanciati da obici, non da aerei, quindi da pezzi di artiglieria a terra. Tre furti in altrettanti appartamenti di Fornelli, paese in provincia di Isernia. I colpi sono stati commessi con le medesime modalità attraverso effrazione mentre i proprietari non erano in casa. Il bottino è ancora da quantificare, sono stati portati via i contanti e gli oggetti preziosi custoditi in casa. In una circostanza addirittura i ladri hanno fatto sparire fino anche un paio di stivali. Sui tre episodi indagano i carabinieri. Al momento della banda che ha commesso i furti non vi è ancora traccia. Ed andiamo a Pescara, più ricorsi ma meno sentenze impugnate. La sezione di Pescara del TAR Abruzzo si conferma organismo virtuoso e il presidente Paolo Passoni elogia una qualità dei procedimenti che dà fiducia agli utenti. Ancora Ciarlante. Più ricorsi ma meno arretrato e soprattutto una elevata qualità dei procedimenti che è il fiore all'occhiello di tutto il comparto locale della giustizia amministrativa. La sezione staccata di Pescara del TAR Abruzzo, che ha competenza anche sulla provincia di Chieti, ha celebrato l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Il presidente Paolo Passoni ha sintetizzato il lavoro svolto lo scorso anno intenso, nonostante sia venuto meno l'apporto garantito nei due anni precedenti dai colleghi di altri tribunali amministrativi. Nel dettaglio, per ciò che concerne il 2023, edilizia e appalti sono i comparti che hanno riguardato la maggior parte dei ricorsi, 17,3%. In generale le istanze sono risultate in aumento del 7,8% rispetto all'anno precedente. Speriamo di aver dato delle risposte ai cittadini con un'istruttoria processuale scrupolosa fin dalla fase cautelare, in maniera tale da arrivare, questo è il nostro auspicio, alla decisione finale, una decisione finale ponderata e anche condivisa, che possa evitare appelli, possa evitare conflittualità, e il dato sugli appelli ci conforta anche in questo senso.
Il presidente Passoni, nel ringraziare il giudice che lo sostituirà, Giovanni Giardino, ha ricordato il numero delle sentenze pubblicate, 325. Il 70% non è stato impugnato e l'auspicio è che un lavoro simile sia da esortazione per gli utenti. Io spero che per il futuro i numeri sono importanti, ma anche la qualità, perché la qualità poi evita il ricorso al contenzioso. Percezione indebita del reddito di cittadinanza, sanità e spesa pubblica all'attenzione dei giudici della Corte dei Conti Abruzzo. All'Aquila l'inaugurazione dell'anno giudiziario, c'era per noi Sabrina Giangrande. Nella sede della Corte dei Conti per l'Abruzzo, nel complesso monumentale di San Domenico all'Aquila, cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2024. La cerimonia ha visto la presenza delle più alte autorità religiose, civili e militari della regione Abruzzo e altri importanti ospiti. Sono stati resi pubblici i documenti relativi alle principali questioni giuridiche trattate nel 2023. Gli interventi che si sono susseguiti, come stabilito nelle linee guida deliberate dal Consiglio di Presidenza 24/2023, sono stati: relazione del Presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per l'Abruzzo, Mario Nispilandi, relazione del Procuratore regionale della Corte dei Conti per l'Abruzzo, Giacinto D'Ammicco, intervento del rappresentante del Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati, consigliere avvocato Diego Biasini, intervento del Presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l'Abruzzo, Stefano Sirac. Ragusa. Saluto del Presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele in rappresentanza del Consiglio di Presidenza e in ultimo il saluto del rappresentante dell'Associazione Magistrati della Corte dei Conti, Presidente Bruno Tridico. Ed ora torniamo a parlare della protesta degli agricoltori, trattori in corteo a Termoli, necessario un cambiamento nelle politiche europee sull'agricoltura e continuano gli agricoltori quindi a chiedere interventi a sostegno del settore. Alessandro Adamo. L'Associazione di Uniti per l'Agricoltura è tornata a sfilare con i trattori per le strade di Termoli. Continua la protesta degli agricoltori allevatori per richiedere un'urgente revisione alla normativa europea sulle politiche agricole, la concorrenza sleale e tutele per il lavoro. Il rombo dei trattori si è fatto sentire, la partenza alle ore 10 da Piazza Donatori di Sangue, poi via Corsica, passando davanti l'uscita del casello autostradale, proseguendo sino all'altezza dell'ex zuccherificio, sino al bivio di San Martino in Pensilis, per poi far ritorno a Termoli. La protesta continuerà sino a quando le problematiche non saranno ascoltate e non verranno trovate reali soluzioni. Un lavoro duro portato avanti con grande fatica tra costi delle materie prime che continuano a salire ed indifferenza da parte dell'Unione Europea. Far sentire la nostra voce per informare i cittadini che a loro volta sono consumatori su cosa sta accadendo. Continueremo imperterriti affinché la voce si senta dappertutto, il grido dell'associazione. Il prossimo 6 marzo sarà presentato il Masterplan per il recupero e la valorizzazione dei trattori molisani. Comune capofila Campo di Pietra, il finanziamento proviene dal contratto istituzionale di sviluppo siglato nel 2019. Sentiamo. Recupero e valorizzazione dei trattori molisani. Il prossimo 6 marzo la presentazione del Master Plan, un finanziamento importante da 130 milioni di euro proveniente dal contratto istituzionale di sviluppo siglato dall'allora Premier Giuseppe Conte a Campobasso nel 2019. 8 milioni per la progettazione con 59 comuni coinvolti, tutti molisani, il comune capofila a Campo di Pietra. Uno degli obiettivi è questo, appunto, recuperare circa 300 chilometri di percorsi tratturali per garantire quella continuità necessaria per poterli destinare poi ad un turismo appunto lento, a piedi, in bicicletta o a cavallo. Questo è l'obiettivo principale, poi ci sarà invece l'altro obiettivo complementare che è quello degli interventi nei vari borghi che partecipano al progetto e che appunto andrà a migliorare l'attrattiva sotto il profilo turistico nei vari comuni che partecipano all'iniziativa. Contestualmente l'avvio di un altro progetto, la nascita di un consorzio che comprende tutti i 59 comuni e privati per accedere a fondi del PNRR ai fini di valorizzare i borghi e promuovere i prodotti tipici molisani. Il consorzio che si andrà a costituire da qui a breve sarà costituito appunto prima dai comuni, questo per migliorare le attività che andremo a svolgere poi in seguito. Sicuramente la prima attività sarà quella di garantire poi la manutenzione a questo percorso.
percorso tratturale che andrà a recuperarsi. E poi appunto il consorzio aprirà anche alle aziende private, a quelle turistiche, ma non solo, anche a quelle che producono prodotti tipici locali. Questo per far sì poi che si crei un marchio, ci saranno dei disciplinari che garantiranno la qualità dei prodotti conferiti da queste aziende, conferite su una piattaforma che anch'essa verrà allestita e attraverso la quale questi prodotti potranno essere collocati sui mercati internazionali, partendo però dai molisani nel mondo, che sono poco meno di 1 milione. Daniela Di Maggio, mamma di Giovanni Battista Cutolo, detto Gio, una mamma che è stata anche a Sanremo quest'anno per parlare proprio della battaglia che sta portando avanti. Il figlio è stato ucciso a 24 anni da ragazzi più giovani di lui per un motorino parcheggiato male. Racconta ai ragazzi delle scuole del suo Giogio: mio figlio, dice, testimonia la bellezza. Bonatti. Giovanni Battista Cutolo, 24enne, con il sogno della musica, ucciso il 31 agosto del 2023 da un gruppo di ragazzi più giovani di lui per un motorino parcheggiato male. Ora la sua musica, la sua passione, vive attraverso mamma Daniela Di Maggio, che ha portato il suo racconto anche a Sanremo e oggi è arrivata a Teramo nell'ambito del premio Borsellino per parlare di Giogio, così era chiamato dagli amici, e della bellezza che ha raccontato con la sua vita, premiato anche con la medaglia d'oro al valore civile il 1 dicembre 2023 dal presidente Sergio Mattarella. Molto importante, perché poi mio figlio, essendo stato insignito della medaglia d'oro al valor civile, credo che sia un riferimento fondamentale per i ragazzi. I ragazzi oggi hanno bisogno di esempi forti, ma di esempi che creino bellezza intorno a loro. Queste sono le cose più importanti da portare ai ragazzi come esempio di qualcosa di bello che si muove nella società. Con coraggio, con dedizione. Mio figlio era un musicista, viveva per la musica, viveva per gli amici, e lavorava anche perché si manteneva gli studi, e secondo me i ragazzi hanno bisogno di questi esempi da seguire. Gli adulti è anche importante che li spingano verso queste passioni, ma soprattutto a avere la forza di portare avanti i loro ideali. Allora, innanzitutto è importante che gli adulti siano presenti nella vita dei giovani. Io invito a tutti noi adulti di ascoltarli, ragazzi, e di spingerli a seguire modelli importanti, giusti, di valori, e essere soprattutto un riferimento importante per questi ragazzi, con l'esempio e con l'imitazione. E noi adulti abbiamo questo grande compito, ed è soprattutto questo su cui io punterei: dare un grande esempio con i nostri comportamenti, con la nostra presenza e con il nostro ascolto. Qual è il suo ricordo personale che porterà ai ragazzi in questo caso, non solo a livello di testimonianza? Riguardo a mio figlio, porterò come esempio il fatto che mio figlio, nonostante sia morto, perché non c'è più ed è stato ucciso dal brutto, sta generando tanta bellezza intorno a sé, per cui lui sta vivendo così. E sta vivendo proprio per fare in modo che la sua morte sia un monito per le nuove generazioni. Seguite il modello Giovan Battista Cutolo. Bene, questa era la nostra ultima notizia, ora spazio alle previsioni del tempo. Previsioni del tempo per sabato 2 marzo. In Abruzzo molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi ma senza fenomeni degni di nota, venti deboli, mare da molto mosso a poco mosso. Diamo lo sguardo alle temperature: L'Aquila 5 la minima, 8 la massima, Pescara 10-12, Chieti 9-12, Teramo 8-11 gradi. In Molise infiltrazioni umide raggiungono la regione determinando una giornata irregolarmente nuvolosa con solo parziali schiarite pomeridiane, venti moderati, mare da mosso a poco mosso. Diamo uno sguardo alle temperature: Campobasso 5 la minima, 8 la massima, Isernia 8-10, Termoli 10-11, Venafro 9-14 gradi. Il nostro telegiornale termina qui, io vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione e vi ricordo che potete seguirci sulle nostre pagine social. Ora non cambiate canale, perché subito dopo i consigli per gli acquisti ci sarà la nostra pagina sportiva con il direttore Pierluigi Boragine.
Lo sport, il calcio di Lega Pro, domani il Pescara sarà impegnato sul campo della vice capolista Torres alla vigilia dell'importante sfida, conferenza stampa del tecnico Giovanni Bucaro, che ha parlato anche della contestazione in atto alla società, in particolare al presidente Sebastiani, e ha detto: noi dobbiamo pensare solo alla partita, non ci sarà Tungjov squalificato, problemi anche per Sasanelli influenzato, sentiamo tutto. Merola sta benissimo e sarà in campo contro la vice capolista Torres. Non ci saranno invece Vergani, Tungjov squalificato e l'influenzato dell'ultimo ora Sasanelli, che è rimasto a Pescara. Giovanni Bucaro, durante la conferenza stampa pre-match, dice che uno tra Franchini, Meazzi o De Marco, con il primo favorito, sostituirà Tungjov. Il resto della formazione non si discosterà da quella che ha vinto e convinto contro la Lucchese. Bucaro si augura che i suoi cambino marcia per scalare la classifica. Poi ogni partita fa storia a sé, sicuramente se noi vogliamo cambiare ritmo, vogliamo migliorarci, dobbiamo fare sempre in ogni partita qualcosa di più di qui alla fine. Fa i complimenti al mister De Sardi Greco, l'allenatore del Pescara, Greco che si è fatto da solo, un po' come il maestro Zeman. La Torres che squadra è? Una squadra esperta, grande campionato? Ma la Torres è un po' la sorpresa a livello di classifica, se non avesse avuto, non dico le ultime tre che le hanno vinte tutte e tre, ma antecedente alle ultime tre che hanno vinto, queste tre sconfitte di fila, potevano giocarsi la B col Cesena. È una squadra che ha una grande appartenenza della maglia, c'ha diversi sardi lì, qualcuno gioca da diversi anni, è una squadra che sta facendo benissimo. Voglio fare anche i complimenti all'allenatore, perché è uno che si è fatto, diciamo, da solo, dalla gavetta, non ha avuto aiuti di nessun modo e sta facendo un gran campionato. E soprattutto Bucaro sottolinea che la contestazione al presidente Sebastiani e alla società non deve scalfire la squadra, che deve pensare gara dopo gara ed avere ben presente l'obiettivo da centrare, un finale di stagione arrembante per arrivare ai play-off in forma smagliante. A noi come gruppo, come staff e come giocatori ci estraniamo da tutto quello che è il contorno in questo momento. Pensiamo al campo, a fare il meglio possibile negli allenamenti e in partita, quindi sappiamo, ascoltiamo qualcosa, però non ci deve riguardare, non ci interessa. Scendiamo nel torneo di Serie D, i tifosi del Campobasso spingono forte in 400 in trasferta a Tivoli domenica, altro esodo dunque a tinte rosso-blu. E a poche ore dal match ha parlato anche il vicepresidente Nicola Cirringione, che ha detto: la sosta è stata importante, giochiamo da vera capolista. Mister Pergolizzi potrà contare sul rientro del centrocampista Maldonado, che ha scontato il turno di squalifica e che dunque tornerà ad operare in cabina di regia. E sempre per la Serie D, col suo gol ha aperto le marcature contro la Forsempronese, il centrocampista Ciao del Termoli è chiaro su quelle che sono le sue intenzioni in giallorosso, il servizio di Vincenzo Ciccone. Il suo gol ha sbloccato la contesa con la Forsempronese. Yaba Ciao, centrocampista del Termoli, è felice di quanto fatto personalmente contro i marchigiani. Una partita tosta e niente da dire, perché oggi poteva andare sempre così, perché avete bisogno di questi tre punti, perché domenica scorsa non andava bene, però calcio è così, ogni volta si va bene, ogni volta non si va bene. Bisogna di affrontarlo con testa alta e speriamo di continuare così. Del resto, la sua filosofia di gioco come centrocampista è ben chiara. Non dobbiamo mollare. A metà campo mi piace così, andare sempre 100%. E poi dare tutto quello che ho, e poi quando tu sei stanco mi siete cambia e metti un altro. Col suo padre putativo a livello calcistico, il tecnico degli Adriatici Massimo Carnevale, il patto, una volta arrivato a Termoli, era stato molto concreto. All'inizio io sapevo, perché prima di venire qua ho parlato con mister e sapevo che quando vengo qua posso dare la mano con
con tipo di mio energia quando sono in campo a aiutare le squadre, poi grazie a Dio sta andando bene, speriamo di continuare così. Ancora calcio, ma scendiamo nel torneo di eccellenza del Molise, è in programma nel weekend la 23esima giornata e ci sono ben 4 anticipi. Campo Marino Aurora Alto Casertano, Castel di Sangro Cliternina, Ripali Mosani Boiano e Virtus Gioiese Olimpia Agnonese. Dunque queste gare si disputeranno domani pomeriggio con fischio d'inizio alle 15, tutte le altre domenica pomeriggio sempre alle 15. Fare i puntati sul big match tra Real Guglionesi ed Isernia Salleucio. 23 le giornate anche nel torneo di promozione, vediamo qui gli anticipi in programma, sono solo 2, Juvenes Morcone e a Isernia Fraterna Lokomotiv Riccia. Tutte le altre gare si disputeranno invece regolarmente domenica pomeriggio. Lasciamo il calcio, occupiamoci di pallavolo perché il Pala Unimol ha ospitato questa mattina la conferenza stampa di presentazione della Coppa Italia di Serie B di pallavolo, appunto. L'evento è stato organizzato dagli Energy Time Spike Devils Campobasso, soddisfatto il patron dei rossoblù Marco Pulitano, intervistato dai nostri colleghi. Sentiamo. Marco Pulitano, patron degli Energy Time Spike Devils Campobasso, da ex giocatore magari sarebbe piaciuto affrontare una Final Four di Coppa Italia, adesso la organizza. Beh, detto bene, magari da giocatore sarebbe stato davvero bellissimo, ma questo è un po' lo spirito che mi ha spinto a investire su questo sport, che è stato il mio sport per tantissimi anni e ancor prima lo sport di mio padre, per cui con quest'anno sono 50 anni che abbiamo portato come famiglia la pallavolo qui a Campobasso, anche grazie al professor Mancini che cito sempre, per cui questo è un sogno, che un piccolo sogno che si realizza, un percorso che stiamo facendo tutti insieme e che sta portando grandissimi risultati. Magari ecco, sarà l'inizio di un altro tassello dell'inizio che abbiamo fatto pochissimi anni fa, appena 4 anni fa nasce questa idea, e come dicevi prima, sì, non abbiamo potuto farlo da giocatori, magari da imprenditori si riesce a fare qualcosa per questo sport. La cosa bella è che siamo davvero una squadra, federazione compresa, questa manifestazione è la prova che se ci si mette insieme si riesce a dialogare, si riescono a ottenere grandi risultati. Portare una città piccola come Campobasso una manifestazione del genere è una cosa davvero gratificante. La federazione vede nella nostra società e anche, ripeto, anche nella federazione regionale capacità di organizzazione, questo grazie anche a tutte le persone che gravitano intorno alla Spike e al movimento pallavolistico molisano. Quindi un ringraziamento, ripeto, alla federazione, ma grazie anche a tutti quelli che stanno rendendo possibile questa cosa. Tra l'altro, insomma, le palline nell'urna nel mercoledì hanno riproposto una sfida che è stata quella che ha poi portato a questa Final Four gli Spike Devils, quindi ci sarà semifinale con Reggio Calabria. Beh sì, un po' forse lo speravamo anche, perché insomma volevamo replicare questa battaglia, insomma, no? In casa nostra, sì, la partita sarà purtroppo, beh, il venerdì molti ci criticano per l'orario per Campobasso, poi soprattutto insomma la processione è una manifestazione sentita per tutti, insomma, giochiamo alle 19, quindi magari speriamo che la città risponda e venga a vedere sicuramente una partita spettacolare. E speriamo di andare avanti, chiaramente ce lo auguriamo, siamo in casa e dobbiamo dimostrare di avere l'uomo in più, come si dice in gergo, col nostro pubblico che già ci segue numeroso durante le partite di campionato. Una manifestazione del genere credo che la città di Campobasso non debba perderla per nessun motivo. E doppio impegno interno per le due molisane di Serie B di pallavolo, gli Energy Time Camp Devils Campobasso, Spike Devils Campobasso sfidano domani pomeriggio, primo servizio alle ore 16 tra le mura amiche del Montini, il Paliano. Maniscalco dovrà fare a meno del centrale Minuti e da Santucci non al top. 2 ore dopo al Palafraraccio di Isernia all'Europea 92
per l'Europeo 92, match con il fanalino di coda Volley Friends Roma, obiettivo del 6-1 affidato a Micozzi, trovare il terzo successo consecutivo. E allora guardiamo il quadro completo del torneo di Serie B2 femminile. Si tratta della 17ª giornata, abbiamo detto che c'è l'impegno casalingo per l'Europeo 92 Isernia con primo servizio alle 18 contro Roma. Tutti gli altri match li vedete in grafica. Lasciamo il volley ed occupiamoci ora di futsal di Serie A2 Elite con il programma gare della 21ª giornata e con l'incontro casalingo del circolo La Nebbia Cus Molise alle 16 contro Benevento. Gli altri incontri sono in grafica. E c'è la sfida al Benevento capolista, appunto, per il circolo La Nebbia Cus Molise nel primo sabato di marzo nel torneo di futsal. Il quintetto rosso-blu è determinato, dopo la sosta, a ritrovare punti in classifica per risalire ulteriormente la china, quasi di fronte ad un'ultima spiaggia. Invece lo Sporting Campobasso che va a Bucchianico a far visita al Chieti senza tre elementi tra squalifiche ed infortuni. E chiudiamo appunto con il quadro completo del futsal di Serie B. Il raggruppamento F, la giornata è la 18ª con il quasi derby Chieti Campobasso e anche il match tra Dalia Management e Sulmona. Sono le gare in programma alle 14, alle 16, le altre gare invece si giocano tra le 15:30 e le 15. Bene. È tutto anche con lo sport, grazie per averci scelto, buona continuazione con la nostra programmazione, arrivederci.